con questo film che considero il primo della seconda serie, laddove il primo della prima serie era I Laureati, trentenni che io all'epoca conoscevo perfettamente, trentenni che vivevano in quel giardino d'infanzia che è il dire mi laureerò in Toscana, se tu sei prossimo, anche non tanto vicino alla laurea, ti fanno studiare fino a 70 anni, perché un laureato vale più di uno che ha la terza media, come diceva il grande Guccini. E ho raccontato quelli. Poi ho raccontato via via che l'età avanzava e i dubbi che il saranno felici e contenti e vissero felici e contenti, ho iniziato a metterci un punto interrogativo. Alla veneranda età di 50 anni ho raccontato come il film si doveva intitolare Gli Evitanti. Gli staccato evitanti, che però sembrava una roba più legata al cibo, gli evitanti, sembrava una cosa così, però sono coloro che prendono coscienza che, come dice il famoso libro francese, l'amore dura 3 anni, cioè ci sono quelli che però la coscienza la prendi quando c'hai l'età per poterlo ormai concludere, questo tipo di sensazione, che non ce la fanno a fare questa maratona dell'amore che dura 43 chilometri, e nella vita dovrebbe durare un matrimonio almeno 30 anni oppure all'infinito, e hanno tirato i remi in barca. Complice la figlia che cerca di spronare il padre a riprendersi la sua vita, ma soprattutto a sottolineare l'amore infinito. L'amore infinito è solamente uno per tutti, quello non è che dura 3 anni, 5 anni o 7 anni, che è quello per i propri figli. E meno male che il mio personaggio appunto si accorge di questo. Ed ecco che l'ultima battuta è: sono pronto, finalmente è pronto a capire che la figlia è l'amore che avrà per tutta la vita. E sono felice per ora delle reazioni che hanno avuto la sala, sono convinto anche che per far arrivare tanto pubblico in sala bisogna alzare un pochino la qualità del copione. Io ho tentato di farlo raccontando la verità. Avevo in una prima stesura dei titoli di testa scritto da una storia quasi vera, ma c'era in realtà una bugia, era quel quasi. Io non ho fatto altro che raccontare 48 che esiste e tutta una serie di ex fidanzate che, quando ho ritrovato, ho capito che quei meccanismi si potevano sicuramente ripetere, perché i 4 incontri sono gli incontri che determinano i motivi per cui ci si lascia, cioè la litigiosità che frequento con la meravigliosa Elettra Pessioni, la noia, io credo anche nella vita di aver annoiato mortalmente le mie fidanzate, credo di essere stato superficiale, come in maniera superficiale Leonardo del film affronta i grandi cambiamenti che la troupe che mi ha fatto slittare il film di una settimana per aspettarla, perché è un'attrice squisita, quel personaggio lì aveva bisogno di grande attenzione, aveva bisogno di un'attrice che lo facesse con grande presa di coscienza e non diventasse mai macchiettistico. Per cui, insomma, è un punto della situazione che faccio anche della mia vita. Quel cazzotto che conclude me lo meriterei sicuramente, però ormai è andato tutto in prescrizione. La Mulino racconta i momenti della noia, che parrebbe lei essere la scatenatrice di noia, invece ero sicuramente io. Il tradimento che l'Andreozzi racconta è un germe che, una volta entrato dentro nel circolo della coppia, non va più via. Per cui, insomma, noi, quelli che l'ho perdonata, io ho fatto un film, l'unico film un po' fantascientifico che ho fatto era Una moglie bellissima, perché la perdonavo, capito? Sicché era nobilissimo da una parte,
abbastanza improbabile dall'altro, perché noi italiani abbiamo un atteggiamento nei confronti del tradimento molto sanguigno, molto, molto passionale. E la Pandolfi rappresenta la mia ex fidanzata, Laura Torrisi, con la quale ho fatto quella meravigliosa bambina che risponde al nome di Martina. Gli ho fatto lei una delle mie prime lettrici. Leggi questo film che ho scritto. E poi gli ho detto: ma se ti andasse di fare anche la ex, magari ci possiamo divertire. Mi ha ritirato appena letto il copione in faccia e mi ha detto: io sono stanca ora. Che ti devo dire, anche nel film le cose che ti dico nella vita mi sembra un po' eccessivo, per cui cercati una brava attrice. Ecco che la Pandolfi è stata, con tra l'altro devo sottolineare i due toscani, Claudia fa il fiorentino, lei si è inventata un toscano che non esiste, perché sembra pisano, sembra livornese, sembra pistoiese, non sembra niente di questo di preciso, ma è toscana. La meravigliosa signora Coscia, con la quale avevo già lavorato nel Paradiso all'improvviso, rappresenta le mie domande che di solito faccio agli amici che reputo una sorta di oracolo di Delfi, e che facevo sull'amore, poi ormai i meccanismi a quest'età li ho un po' capiti. E ho raccontato, è 48 esiste, 48 esiste, la vera 48 mi ha anche chiesto di fare lei il provino, poi ormai l'ho persa e non gliel'ho fatto fare. E 48 è l'evoluzione di quella becerissima definizione che è il trombamichesimo, che non esiste, in realtà non esiste, perché noi uomini forse abbiamo anche un atteggiamento, vediamoci ogni tanto e poi scordiamoci che cosa hai fatto da un appuntamento all'altro. Le donne in realtà gli danno sempre un valore, cercano di capire che cosa sia quel, e sostengo, e poi concludo la poesia a memoria, che è meglio assolutamente, come mi suggerisce il personaggio della Pandolfi, è meglio sicuramente andare per dei lidi nuovi che ritornare con le zuppe riscaldate, perché le zuppe riscaldate tornano a gola.